Benvenuto a Maurizio Croce, partiamo molto velocemente, andiamo molto velocemente l'ultima settimana, meno di una settimana rispetto a quando stiamo registrando. Noi stiamo registrando di mercoledì e andrà in onda domani, quindi il giovedì. E anche questa informazione. Bene. Dobbiamo stare nei tempi del silenzio elettorale che poi ci sarà. E allora, intanto che campagna elettorale è stata? Partiamo da questo. Ma è stata una campagna elettorale per me entusiasmante. Devo dire che mi è piaciuto molto andare in giro in mezzo alla gente, sentire i cittadini, gli elettori, le attività commerciali, gli artigiani, i piccoli imprenditori, conoscere i luoghi di questa città, quelli che sono stati anche, se vuole, lasciati al degrado negli ultimi anni. I toni sono stati toni di campagna, purtroppo devo... Sono stati i toni della campagna elettorale sono stati dei toni comunque pacati. Tra noi candidati sindaci è regnato il fair play, non ci sono stati attacchi scomposti. Abbiamo una distinzione tra noi candidati sindaci? Assolutamente sì, io ho cercato e credo di aver condotto una campagna elettorale secondo il mio stile di vita, che è uno stile molto equilibrato, molto pacato, molto sobrio, cercando di solo di ascoltare la gente e di capire quali siano i reali bisogni della città di Messina. Lei è un tecnico, si è ritrovato catapultato in una campagna elettorale. Qual è la maggiore difficoltà che ha incontrato e la difficoltà che invece è la cosa più bella che ha visto? Lei me l'ha già detto, ha incontrato tanta gente. Ma guardi, non c'è una difficoltà per noi tecnici. Noi tecnici abbiamo, forse l'unica difficoltà è quella del mantenimento dei ritmi delle campagne elettorali, anche se per il lavoro che ho svolto io negli ultimi 10 anni i ritmi sono stati sempre molto serrati, quindi non c'è stato neanche da questo punto di vista un deficit. È chiaro che si è girato molto, noi tecnici a volte non giriamo tantissimo, invece in questo caso nella campagna elettorale abbiamo girato molto il territorio, siamo stati molto in giro. La cosa più bella è stato sentire la gente, gliel'ho detto prima, ascoltare tutte le necessità, tutti i difetti, tutte le criticità. La sensazione di grande entusiasmo, c'è una sensazione di entusiasmo sulla mia persona, devo dire, ho sentito molto entusiasmo. La sensazione è quella che sia comunque una città molto intimorita dalla precedente amministrazione e molto depressa, perché comunque sia un po' per effetto della pandemia, un po' per effetto di un'amministrazione che è stata abbastanza assente rispetto ai bisogni dei cittadini, è chiaro che c'è una certa desolazione. C'è una parola, un termine inglese che dice management by fear, cioè gestire con la paura. È quello che è accaduto a Messina? È quello che è accaduto a Messina. La Messina è stata gestita in un clima di, se vuole, di odio sociale. Quello che si avverte oggi è realmente un clima di odio sociale. C'è stato un problema di non sapersi confrontare e ascoltare la gente. È come se avessimo perso in qualche modo quel sano principio della democrazia. In questi 3 anni, a partire dal periodo del Covid e dalla rottura di rapporti tra, cosa che mi pare che sia accaduto solo una volta nella storia della Repubblica, tra il sindaco di Messina e la ministra Lamorgese, c'è stato quel battibecco e poi è costata anche una denuncia da parte, se non sbaglio anche una condanna, ma lasciando stare il sindaco, l'ex sindaco, è in atto un isolamento politico istituzionale della città? C'è un forte isolamento politico, c'è un forte isolamento istituzionale più che politico. È una città che non gode più della credibilità da parte delle istituzioni. Quello che si è verificato in questi ultimi anni è quello di non aver più un rapporto di affidabilità, se vuole, di credibilità nei confronti del governo regionale o piuttosto che del governo nazionale. E questo chiaramente pone Messina in una condizione di isolamento, ma soprattutto pone Messina in una condizione di debolezza. La credibilità e la dignità della città è il primo punto da cui bisogna ripartire per dare spinta all'economia della città. Ecco, mettiamo alle spalle il passato e parliamo invece di futuro. Dagli incontri che ha avuto con la gente, c'è una richiesta forte di lavoro e di maggiore fiducia. E se c'è stato un isolamento istituzionale, quindi sono 2 le domande,
c'è stato anche un isolamento economico in termini di investimenti da parte, attrazione di investimenti da parte di aziende che stanno fuori da Messina. Allora, il tutto è collegato, non c'è ombra di dubbio, il lavoro rappresenta la priorità della città e il lavoro si crea solo se si crea economia. E per creare economia bisogna creare comunque degli attrattori o comunque bisogna creare delle imprese che attirino anche imprenditori e investitori che vengono da fuori. Oggi noi siamo in una condizione, ed è questo il motivo per cui siamo in una condizione in cui 3.000 giovani vanno via, perché siamo in una condizione in cui non riusciamo ad attrarre gli investitori e non riusciamo ad attrarre gli imprenditori. È chiaro che l'isolamento istituzionale, ma la credibilità, la poca credibilità che Messina ha nei confronti dell'esterno, ha creato una condizione in cui siamo risultati ancora meno appetibili. Quindi l'inversione di rotta deve avvenire partendo da questo punto. Una delle possibili risorse per Messina, come ha detto anche la Meloni in piazza, è il mare. Dico, non abbiamo scoperto l'acqua calda, lo sappiamo da sempre, ma forse è il caso di trovare un approccio diverso per l'utilizzo e per lo sfruttamento di questa risorsa di Messina. Ma allora, il mare nasce dopo aver creato un'identità alla città. È inevitabile che la risorsa mare per una città che vive sul mare, che sta sul mare, sia la risorsa principale. Ma noi non abbiamo solo la risorsa mare, ma soprattutto dobbiamo avere la capacità di saperla utilizzare al meglio, la risorsa mare. In parte, in quota parte, noi oggi il turismo crocieristico lo riusciamo ad accogliere, perché le navi da crociera ci sono, il porto è pieno quasi giornalmente, quindi c'è un'attrazione da questo punto di vista. Quello che noi non riusciamo a fare è quello di intercettare questo turismo e farlo restare in città. Quindi noi abbiamo un problema di attrattori nella città. E l'attrattore di una città parte dal mare, ma arriva attraverso i villaggi, arriva attraverso i borghi, arriva attraverso la cultura, arriva attraverso la storia. Abbiamo un museo, abbiamo Antonello, abbiamo la storia di Antonello, abbiamo dei borghi collinari che sono bellissimi. Abbiamo il turismo enogastronomico, noi abbiamo dei prodotti alimentari, dei prodotti vinicoli che possiamo tranquillamente valorizzare. Noi non abbiamo solo il mare, noi abbiamo necessità di creare un brand di Messina che parta dal mare, che attraversi i villaggi, che passi attraverso l'enogastronomia e che diventi quel brand che attira il turismo vero. Di brand ne aveva parlato qualcun altro, poi bisogna vedere cosa troverete di fatto. E a proposito di cosa troverete, se lei diventasse sindaco di Messina, cosa si aspetta e che, quali sono le azioni che secondo lei vanno intraprese immediatamente? Le azioni che vanno intraprese immediatamente è quello di partire dai progetti, partire dai fondi del PNRR. Noi abbiamo oggi un salvadenaio che viene dall'Europa, che si chiama PNRR. Da quel salvadenaio dobbiamo partire per intercettare risorse, ma soprattutto dobbiamo partire dal voler dare una identità alla città. Noi dobbiamo capire quali cantieri vogliamo aprire, cosa vogliamo realizzare, quale infrastruttura vogliamo mettere in atto, perché i soldi li abbiamo, dobbiamo solo progettare, realizzarli e attuarli. L'apertura dei cantieri crea lavoro ed è questa la priorità della città. L'assegnazione al PNRR, visto che uno dei cavalli di battaglia della precedente amministrazione è quella di aver portato questi soldi in città, l'assegnazione c'entra qualcosa con l'attività dei sindaci? Ma guardi, ad oggi non credo che ci sia un'amministrazione che abbia portato del PNRR. I finanziamenti che ci sono dei finanziamenti che vengono dalle vecchie programmazioni. I bandi del PNRR sono in corso in questi giorni, in questo momento, e non c'è una quota assegnata, c'è soltanto da proporre delle progettualità ai ministeri competenti e su quelle progettualità cercare di ottenere i finanziamenti. Quindi noi siamo nelle condizioni di poter progettare, dobbiamo progettare, e questa è la priorità, progettare delle cose, e da questi progetti dobbiamo prendere i soldi e realizzarli. Lei ha incontrato il personale, i dipendenti del comune? Ma li ho incontrato delle rappresentanze, li incontrerò
Domani avrò un incontro, farò un passaggio per conoscere i dipendenti della macchina amministrativa. So che è una macchina amministrativa che è ridotta ormai all'osso, c'è stato una serie di pensionamenti e quindi c'è un depauperamento della macchina amministrativa, probabilmente c'è anche una carenza organizzativa non da poco. So che su questo argomento bisogna fare molto, sia in termini di organizzazione sia in termini di reperimento di nuovo personale. Ci sono le assunzioni in base al vecchio piano di riequilibrio, le assunzioni ferme fino al 2023, se non sbaglio. Come aggirare questo e come intervenire sul piano di riequilibrio? Il piano di riequilibrio è un tema che va affrontato quasi immediatamente nel momento in cui uno si va a sedere a Palazzo Zanca. E il piano di riequilibrio abbiamo 150 giorni per poterlo esaminare. È intenzione, l'abbiamo già detto, anche attraverso l'assessore al bilancio designato, il dottore Grazia, abbiamo intenzione di rivederlo, di capire dove possiamo incidere per poterlo ridurre il debito. Resta il tema delle assunzioni, comunque sia il comune in predecesso avrebbe comunque il blocco delle assunzioni fino al 2023. Come aggirarlo? Aggirarlo attraverso l'assunzione di tempi determinati, attraverso l'assistenza tecnica del PNRR, attraverso tutte queste forme di fondi extraregionali che permettono comunque di creare una macchina che possa intercettare risorse e creare cantiere. Per quanto riguarda invece le partecipate, qual è il vostro progetto? Ma noi non abbiamo un tema sulle partecipate, nel senso che io ho detto più volte che parto da un principio da amministratore, quale sono stato negli ultimi 15 anni, che è il principio della continuità amministrativa. Noi non abbiamo nessuna intenzione di distruggere ciò che è stato realizzato, abbiamo solo intenzione di costruire del nuovo e di efficientare dei servizi che possono essere resi migliori anche attraverso l'utilizzo delle partecipate che sono in essere. E c'è l'intenzione di ridurre i CDA? Ma non è un tema da campagna elettorale, sarebbe fin troppo semplice dire che sì, no, è un tema che si affronterà nel momento in cui ci sarà il tema dei CDA, nel senso che a noi interessa l'efficienza della macchina, poi se sia con un amministratore unico o con un CDA, devo dire che credo che la gente interessi veramente poco. Messina città universitaria, forse una delle aziende, fra virgolette, che funziona meglio e che comunque produce. Come si può interfacciare il comune guidato da Maurizio Croce con l'università? Ma l'università deve diventare il supporto principale dell'amministrazione comunale. Io ho intenzione di creare una rete che passi dall'università, che passi dal mondo delle start-up, che passi dal mondo dell'imprenditoria, perché noi abbiamo una università che ha risalito il ranking, abbiamo un rettore che è stato identificato da Stanford come il miglior rettore che delle università italiane, abbiamo un'università che è un'eccellenza. Bisogna formare persone che servono al territorio e per formare persone che servono al territorio e quindi entrare in collaborazione, anche questo, in rete con l'università, la pubblica amministrazione deve fare a rete con l'università, bisogna far sì che dobbiamo identificare quelle attività e quelle infrastrutture e quelle imprese necessarie per rilanciare l'economia della città. Al suo nome c'è qualcuno che è associato, sa perfettamente di chi parlo, poteri forti, nomi, diciamo, di tradizione politica a Messina. Come risponde? Ha già risposto altre volte, ma risponde anche a me. Ma guardi, io sono supportato da 8 liste e 13 sigle, diciamo, movimenti politici. Identificarmi con una sola persona rispetto a un centrodestra che di fatto si sta presentando in una forma coesa e unita con diverse persone che sono all'interno delle liste, diversi riferimenti regionali e nazionali che sono all'interno delle liste, mi sembra veramente una strumentalizzazione di basso livello. Non credo di aver mai avuto necessità di essere guidato da qualcuno, io mi sono una persona abbastanza autonoma. Identificarmi con qualcuno significa aver sbagliato completamente il profilo della persona che sono. Quindi lei sarà un sindaco con le mani libere? Io sono un sindaco, non sarò un sindaco, e le mani libere sta dentro la figura del sindaco. E un solo giorno per votare, cosa comporta? Comporta che bisognerà avere molta pazienza, comporta che bisognerà essere molto ordinati, molto seri, sono 8 schede, quindi sarà una giornata molto lunga. Bisogna far sì però che
questo non diventi un alibi per far trionfare ancora una volta l'astensionismo. Questa città ha bisogno che i cittadini vadano a votare e scelgano il loro sindaco. Tempo di costruire, come nasce? Tempo di costruire nasce proprio per quello che dicevo prima, nasce dal mio profilo, nasce dal mio profilo amministratore, nasce dal fatto che ho sempre identificato nel principio della continuità amministrativa il mio mantra e quindi, come dire, non è tempo di distruggere il passato, è tempo di ereditare un passato e di costruire un futuro che sia un futuro migliore. Questa domanda l'ho lasciata per ultima invece. Lei all'inizio ha cominciato la campagna elettorale un po' irrigidito, anche perché insomma si trovava a che fare con cose nuove, quindi non consone al suo ruolo, al suo solito ruolo. Fra l'altro so dal suo curriculum che lei ha svolto tanti incarichi, anche questo l'ha tenuta lontano dalla città, diciamo subito, dico io, e così chiudiamo, anche, non le faccio neanche questa domanda. Nell'ultima piazza, quella di dove c'era il presidente Occhiuto e il presidente Musumeci, lei ha avuto uno scatto di ironia che mi ha colto piacevolmente, laddove ha scherzato sull'Egio e ha dato una stoccata. Aspetta, presidente, aspetta. Abbiamo due problemi. Ci sono due anomalie. La prima anomalia è che non mi ha accompagnato la valletta. E questo già di per sé è grave. La seconda anomalia, che nel momento in cui io diventerò sindaco, la prima cosa da fare è dobbiamo abbassare l'altezza del leggio. Perché io continuo a prepararmi le tracce dei discorsi, è la seconda volta che lo faccio. L'appoggio sul leggio, ma davanti al leggio oggettivamente non ci posso stare. Siccome il problema è che io non voglio dare vantaggio all'ex sindaco, che avrebbe lo stesso problema, identico. E però, quindi voglio essere bipartisan. Come si trova adesso nel suo ruolo? Ma io ho fatto per 12 anni il tecnico, il comizio in piazza è qualcosa che appartiene alla politica, la comunicazione di un tecnico è una comunicazione diversa rispetto alla comunicazione della politica, perché la comunicazione del tecnico è una comunicazione essenziale che è di merito su alcuni argomenti specifici, la comunicazione della politica è qualcosa che va più ad ampio raggio. Ho dovuto imparare, l'ho fatto, penso di averlo fatto bene, adesso mi sento a mio agio. All'inizio, come diceva lei, probabilmente un minimo di disagio c'era, ma era legato al fatto del mio profilo e non certamente della mia persona. La ringrazio in bocca al lupo. Grazie a lei.